mi devi dire un detto tradizionale sul pane. Non si vive di solo pane, no? Sì, è vero, l'ha detto anche quello lassù. Non di solo pane vive l'uomo, ma bensì di burro e lardo. La Bibbia secondo Giorgione: e Gesù moltiplicò il burro e il lardo e lo diede ai suoi discepoli. Prendetene tutti, questa è la mia massa adiposa. Bravo. Non di solo pane vive l'uomo e non si vive di solo pane. Molto bene, grazie caro. Accendiamo sotto la prima padella queste belle fette di guancialotto. Come vetrificano? Ma perché lo dice così? Vedete vetrificare, rendersi trasparenti. Le giriamo solo una volta. Sono pronte. Via. Ok. Ci facciamo due uova al tegamino. Giustamente. A occhio di bue. Piano piano, eh. Sembra che stai facendo una colazione all'inglese. Ci mettiamo un pochino di sale sul tuorl, anche di qua, un pochino di pepe, giusto. Spegniamo e lasciamo lì. La bistecca! Sembra stia cucinando delle cose a caso! Sembra di vedere un montaggio video, sta cucinando cose a caso! Le uova, la pancetta, il tuorlo, la bistecca, il filetto, il manzo, la burrata. Sembrano cose randomiche. Create uno strato di sale grosso. Il sale è igroscopico, quindi voi avvertirete fra un po' che lui zampilla, cioè si spacca, perché comunque c'ha l'acqua dentro. Giusto, però non si scioglie, perché ragazzi il sale si scioglie, se non ricordo male, a 800 gradi. Prendiamo la bistecca e la adagiamo. Non la dovete toccare, perché se la toccate il liquido della bistecca va sul sale e diventa salatissimo. Invece così non gli succede assolutamente niente. Vedete che il sale non si è squagliato, è rimasto tutto intero, non è entrato nella carne. E intanto che questa si finisce di cuocere, ci andiamo a preparare un super panino. Ah, ok, no, perché mi stavo... Prendo questo bel pomodoro costoluto. Costoluto, facciamo delle belle fette. Già mi sta venendo squaglio. Mica, cioè, un panino, cioè, ma perché, scusa, il panino... Allora, questo panino è già per due persone, perché questo panino è un panino dei giganti. Cioè... È un panino piccolo questo qua, eh. È un paninino, dai, minuscolo. Un pochino di sale. Grosso, scrupolosamente grosso. E un goccetto di olio. Ci vuole un goccetto, eh. Poi mettiamo una, due. Ma che cazzo? Tre. Eh? E quattro. Che cos'è? Una. Due. Eh? Ci facciamo una tagliatina di bistecca. Ma che cazzo è? Bella, cotta. Facciamo bene. Facciamo un pretest. Un pretest. Delicious. Delicious. Allora, chi l'ama tutta, diciamo, magra... Ha sbagliato canale. Chi voleva la merendina magra ha sbagliato proprio canale, meglio che cambiate, andate su Mela Verde. Qua la roba o è unta o è unta. Ci toglie quello che gli sembra che sia grasso, io non lo tolgo. Ma mi sembra che noi implementiamo il grasso. Giorgione deve condurre la prova del cuoco. Sarebbe perché bellissimo. Mi piace. Anzi, invece il grasso. È l'ultimo, ce lo mangiamo. Ok, leggero sto panino comunque. Molto bene. E adesso un momento molto molto delicato. Cos'è, altro guanciale? No. Con fare suadentissimo. Ah, l'uovo.
sull'uovo. Mi fa piacere che sull'uovo abbia messo altro guanciale. Dobbiamo fare in modo che non si rompa l'uovo adesso. Esatto. Quindi lo porgiamo piano, delicatamentissimamente. Sì, uno, ma che cazzo di panino? Perché noi vogliamo che si rompa solo quando andiamo a fare poi... croc con i denti. Piano, molto bene. Ale! Sì, ma per sto panino, cioè... Non è invitante? Ah, no, quello sicuramente, ma... Hey! Ma un panino leggero! Un panino leggero, dai! È un panino leggero! Ci sono bistecca, formaggio, bacon, uova, un altro bacon! Ah! Ah, buono sarà buono perché... C'è tutto. Ah, per... C'è tutto, ma proprio in generale, c'è l'intero frigo. C'è tutto, ah, per forza, ci hai messo 500 cose, c'è tutto, ah, c'è tutto, sì, c'è tutto. C'è tutto. La ciccia, il pomodoro, il formaggio, l'uovo, l'olio. Il bacon lì. Budget del panino, 800 euro. La voglia di aver fatto una cosetta così, divertente, allegra, da un altro motto, eh? Divertente, allegra, perché non mangiare la colazione? Me lo mangerei. No, quello anch'io, però mi ha fatto ridere, c'è tutto per forza. È delizioso. Semplicemente delizioso. Vuoi viaggiare in tutta flessibilità? No. Allora prenota con la cancellazione gratuita su booking.com. No, voglio viaggiare... Come se piovesse. Voglio viaggiare scomodo, non voglio viaggiare... Là, una nevicata di pecorazzo. È partito così, mi ha fatto ridere. G come guanciale. No, G come burro. Perché ragazzi, non voglio dire, ma io ci dormo fra due guanciali. In quel panino c'è anche mio cugino. Ah, me ne si era fatto attino. Lui dorme proprio sui guanciali. I guanciali quelli. E quando si... La notte viene un languorino. Ammozzi. E quindi, quale cosa migliore per un guanciale che farci una squisita matriciana? In effetti. Stacco questi due bambini. Tutti e due servono, mi raccomando. Maschietto. Hai mai visto Di Giorgione la pasta con burro e allungi? L'abbiamo vista tempo fa. Diverse, fascia romanica diverse, ma sempre guanciale è. Quindi, tolta la prima fetta che potrebbe essere un pochino troppo pepata. Molto bene. Ne faccio una, due, tre, un chilo di pasta, quattro. Molto, molto. Perché un chilo? Scusami, Giorgione, perché deve essere necessariamente un chilo? Scusami. Lui dorme direttamente nel banco frigo del supermercato. Principalotino, scusa un attimo, Giorgione, perché la pasta necessariamente deve essere un chilo? Un chilo a persona. Mullah, grazie per la salve, venuto la parmare, Palatino. E lo riappicco. Giustamente. Altro tipo di guanciale. Ah beh, certo. Questo è leggermente fumé, molto buono. Prima fetta la togliamo, così, molto bene. Ecco. E poi facciamo uno, due, tre e quattro. Quattro, queste le facciamo più finette. E anche cinque. Molto, molto bene. E là. Sì, ma sommate, ha usato un intero guanciale. Che spettacolo. Poi finette, sì, molto fini, sono finissime. Molto, molto carinamente messe qui. Sì, ne ha usato tutto, cioè se li sommi ne ha usato un pezzo intero. A questo punto li scotichiamo. Giusto. Quella era fine, tengo presente, quella era una fetta fine, era sì, spessa come un dito. La cotica. Ma... Oh, la cotica, signori, non si butta. Potresti farci, non so, pasta e fagioli o quello che più vi piace. Pasta e fagioli, buona pasta e fagioli. Molto, molto bene. Ale. Quella si facciamo pasta e fagioli volentieri con la cotica. Lo facciamo
a listarelle. Ora, le scuole di pensiero della matriciana, che si dica, sono tante. Io la faccio con il lardo. Io dico sempre che non c'è un diktat in cucina, per cui ognuno, la matriciana poi la fa come meglio crede. Però ci sono dei diktat che sono stati messi. Io sono nato in una famiglia dove si cucinava bene e... Si vede. Una delle cuoche che avevamo in casa era del Frusinate e lei mi ha fatto vedere, faceva la matriciana e ci metteva il cosiddetto prodotto controverso. Cioè? La cipolla. Ci metteva. Io ho sempre mangiato la cipolla in truglio insieme e ci stava benissimo, quindi io la farò come mi hanno insegnato, ma questo non vuol dire che voi non possiate fare come pare. Quindi, se lui piace con la cipolla, non la fate troppo piccola, tagliamola così. Tutto quel guanciale? No, quel guanciale sì, è tutto per una persona, poi non è che... Molto, molto benissimo. Quel guanciale è la dose giusta per uno. Padella. Olio. Come se piovesse. Ecco. Scusa, come hai fatto? Come sei passato da due dita d'olio a da due fili d'olio a quattro dita? Ha messo tutta la bottiglia. Guarda, qui ci sono due fili d'olio. Scena dopo. Come se piovesse. Scena dopo. Quattro dita. Ha usato l'intera bottiglia. Ora, olio QB, ovvero una tanica. Una tanica d'olio è il necessario, il minimo. Federico, grazie per i due, bentornato per il mattino. Come vedete, deve condire la pasta, quindi... Non c'è già il guanciale che è grasso. Un chilo di pasta, fatecelo andare un po' d'olio, viva Dio, no? Ecco. Sì, hai ragione, perché il guanciale non è già grasso. Ci rompiamo, anzi, non ci rompiamo, no. Ma ci mettiamo un peperoncino di questi più dolci. Pasquale, grazie per i quattro, bentornato per il mattino. Oh, un non nulla di sale grosso. Lo facciamo a malvire, quindi per evitare che caramellizzi troppo rendo l'impasto umido. E ci metto una dose generosa di vino. E voilà! Ah, ecco, l'abbiamo trovato! L'abbiamo trovato, il meme! Flambé! Abbiamo trovato il meme! È perfetta, 5 minuti. È perfetta cosa? È tutto... Ma scusa, c'è una betoniera d'olio! C'è una betoniera d'olio con 2 kg di grasso! Sono passati, ci buttiamo i nostri bei pelati, anche ma qui cazzo, c'è da discutere. Perché una volta non c'erano i pelati. Quando andavano in giro nella transumanza, i pastori si portavano il malloppo dei pomodori nel calzacco, il guanciale appeso sul mulo, un goccetto di vino, non c'era manco l'olio, non c'era niente, c'erano i pomodorini. Però noi abbiamo questo. Il tempo che si cuoce la pasta e mangiamo, datemi avanti 4-5 minuti, non di più. La prima spadellata alla brutazza. Cioè, ma quanti maccheroni ha messo? Cristo misto, grazie per i quattro, mentre la barbale, palatino! E mangiamo, datemi un attimo. Quanti maccheroni ha messo? La prima spadellata alla brutazza. È bella piena sta posa, eh? È meglio che facciamo un altro giocattolo. La facciamo cominciare a tirare così, senza colpo ferire. Sì, ma scusami, ma... Molto, molto bene. Ma che cazzo, ma scusa, ma scusa, ma che cazzo,
A parte che adesso tu mi devi spiegare dove cazzo hai preso questa padella. Questa padella è un'arma, è un'arma pesante di Elden Ring. Ha pur cambiato contenitore di olio, mio sommo Andrea, se guarda attentamente non lo noterà. Non ci avevo visto, scusa, ci vado a dire. Questa padella è un'arma titanica di Elden Ring. Ma ci sta un uomo qui dentro. Un goccetto di olio nuovo, come se piovesse. Ma basta, olio! Ma ne hai messo un litro prima! Spettacolare! Sì, ma quanto olio! Ma... una nevicata di pecorazzo! Beh, quello ci può anche stare, però... che ci va con la qualche scaglietta, che ci frega, anzi... Ma quasi, qua sarebbe ecco, un'intera bella. Forma, perché... io sto spingendo di più, così i filetti vengono più lunghi. Sì, ma quanto olio! Come se piovesse. E faremo un test. Ah, per forza, beh, quello... Gico oh, Bobbo, grazie per i tre, mi trovo al mattino. E quindi adesso ce lo mangiamo, il gusto. Prendiamo due rigatoni... un pezzettino di guanciale, un pezzettino di cipolla, gli diamo una sporcata col pecorazzo. Avete presente quando la tonsilla comincia a squagliarsi, a salivare? Ecco. Io ho presente quando ti si unge tutto, dall'esofago, la trachea, fino al buco del culo, perché con tutto quell'olio... sto succedendo questo. È andato in moto. Mamma mia. Guardate, è vero che sono scelte private, ma la cipolla ci sta tanto bene. Fate come pare. Io la mangio oggi. È andato in moto, ha messo in moto. Hello? Quello di ieri, grazie per i sei, troppo normale, Patino. Buon appetito e viva il guanciale. Ah, ci credo, Giorgione, hai messo un chilo di guanciale e 6 litri d'olio, cioè per Dio d'una Madonna. Vabbè, ragazzi, Giorgione è fantastico, Giorgione è semplicemente fantastico. A sto punto direi di passare un po' ai The Show per vedere, li abbiamo ritrovati. Che culo, si vedranno dei culi, sicuramente, però vediamo. Secondo uno studio condotto da un'università americana, Andrea, detto fatto è il format di richiesta... reagire al video dei termosifoni che giocano all'oscuro signore. Sarebbe bello, secondo me... è un'idea, Palatino, grazie per il... Palatina, grazie per il... Sarà perché vi permettiamo di usarci per sfogare le vostre fantasie più assurde? Anche per questo episodio vi abbiamo chiesto sui nostri social cose da dire e fare agli sconosciuti. Ce ne avete inviate tantissime e noi abbiamo eseguito. Questo è... detto fatto, detto... Quanto costa lo zucchero? Ah, questo è quello che prende tutto lo... è gratis? Posso... mi vuole prendere tutta la tazza. Gratis? Ah, grazie mille. Chiedevo. No! La sua faccia! No! Mi dica. No, no, scusa. Cosa? Una bustina ti aspetta, eh. Mi ha detto che è gratis. Cioè, facciamo il bravo, dai, su. Dai, su, figa fatturato. Mi ridai indietro lo zucchero. Io ho chiesto lo zucchero quanto costa, lei mi ha detto è gratis. Ma per il caffè, scusa. Ma io lo uso per il caffè a casa. Dai, ne... No, però scusatemi, onestamente... Atticchiare amicizia lunga, mi ho chiesto, il signore ha sentito, avete sentito tutti, è vero? Lo zucchero quanto costa? È gratis e io l'ho messo. No. Pericolosissimo, eh. Adesso mi dirai che lo zucchero sono i... Merda, questo ti mena. La parola data, insomma. Questo si cazzo ti mena. La bibita è sempre più gustosa dell'acqua. Falso, c'è era. Ma dai, vai fuori di c***o. No, il caffè l'ho pagato. Via. Il caffè è un euro. Dai indietro un euro. Il mio zaino. Non... il tuo zaino te lo do adesso subito. Grazie. Stavo in caffè. Stai tranquillo perché se non ti... guarda che ti do tante di quelle botte che non fai. Ma ci mancherebbe. No. Ma stanno spaccando tutto. Vai fuori. Quindi si paga lo zucchero. Vai fuori dalle balle subito. Non è gratis, se uno fuori lo vuole... fuori dai c***o.
Arrivederci. Non ci siamo capiti. Tu sei fuori di testa. Mi scusi. Esagerato, beh, dipende da persona a persona, dipende da persona a persona alla fine. Ogni persona poi reagisce a modo suo, allora, voglio dire. Eddie, grazie per la sub, venuto la parola, partito. Signora, mi dà cortesemente questo peperone farcito? Ciao Andre, volevo re ad una mia amica che ti guarda. Spero passerai i prossimi 20 anni della tua vita senza poterti muovere, in un letto ospedale e con le piaghe sul... immensa pantegana addotta al membro, RETROAPPONITELO. Penso di aver capito. Scusa l'interruzione. Senso. Grazie per l'euro. Sì, ma... Una cosa. Hai trovato quella sbagliata. Cosa non ancora? Io non ce la posso fare. Oh, ma sei sbrodolato, tu sei meraviglioso. Tanto vicino il mattino. No. Mentre sbrodolava tutto. Mi può citofonare, guardi. Questo? Sì, grazie mille, gentilissimo. Si può aspettare un attimo che almeno. Il mio vicino di casa mi sta sui maroni. Non gliel'ho mai detto, così gli ho fatto sto scherzo. Cacchio. Tre. Terza volta. Avete finito con questi scherzi telefonici o no? Eh? C'è mio figlio che sta dormendo, basta! Mi stai prendendo per in giro te. Sorry? I'm English. I don't know him. Ascolti, sto c***o, basta! No, hai ragione, è la quarta, c'è mio figlio che sta dormendo, dovete piantare. Allora ti mi fai parlare. Ci muova, immediatamente sono nervosissimo. Questo c***o qua mi ha detto che ha avuto un incidente e cosa, ma ti scherzi il terzo. Moi, je suis français. Ma poi passa da inglese a francese. Moi, je suis français. Je ne parle pas italien. Je ne parle pas italien. Prendete per il culo tutti e due e fate girare il c***o. Basta, c'è Lino che sta dormendo. C'è Lino che sta dormendo. Ma cos'è questo? Cos'è sto figlio qua? Sembra un cartonato. Basta. Chiama il carabinieri che lo faccio dentro. Lo metto dentro. Cosa devo fare con mio figlio? Me lo dica lei. Guardi che è piccolo. Ma dai, piantala. Ma poi uno vede giù col figlio che è ingessato. Il bagno? Il bagno per cosa? Per la doccia? Qui non c'è la doccia. Il bagno è in comune. Che imbecilli. Nico, grazie per i 5, mentre la verbale mattino. Il bagno è in comune. Sembra quelle battute di merda, veramente. Cioè, sembra quelle battute di merda che facevo io a 14 anni. Che andavamo all'anagrafe, io e mia madre, eravamo fuori al comune. Io facevo, mamma, Flo, grazie per la sub, venuto la verbale mattino. Facevo, mamma, ma hai visto questo giardino? E lei, ma cosa, scusa? È un giardino fuori dal comune. E lei, ma vaffanculo! Sembrava quelle battute di merda che facevo a 15 anni! Come? Ci sono le docce, La signora dell'ostello, Caterina, okay. Mi hanno detto di venire in comune che il bagno è in comune, allora... Okay. Non c'è... doccia o cosa? Qui siamo all'anagrafe. Ma è sicuro? Mica, anche vedi, proprio è andato proprio all'anagrafe. Ma perché li rispondono? Ma perché, scusa, non lo prendono per il culo? Io ho preso 3 tram per venire fino qui. Il bagno è in comune, c'era anche scritto sul sito. Qua siamo all'anagrafe. In che senso in comune? Qui siamo anagrafe. E questa qui c'era l'anagrafe, ma non... Signora, ma che cazzo c'entra che siete anagrafe? Ma no, che... ma il bagno dell'ostello in comune... No, è sbagliato. Vabbè, allora... Ma questi sono ricoglioniti anche questi due qua? Ma dove cazzo li ho trovati questi due portieri? Scusatemi. Ma siete inborniti anche voi? Cioè, scusami, bagno in comune, rispondete seriamente. Cerco da me, grazie okay, mille. Vado un po' in giro e cerco il bagno. No. Come? Lascia perdere. Signora, ma io mi devo lavare. Ma è anagrafe, non c'entriamo niente noi con quel discorso che dici tu. Scusami, fai bravo. Dillo che non... Allora, aspetti, le passo la collega, no, così vi gestite. Allora, prego. Pronto? Ah, scusi, allora, ma di qua... Ma... L'albergo Stello Bello. In albergo Stello Bello. No, allora, il signore si sta presentando qui all'anagrafe, qui di ostelli non ce ne sono. Ah, spazio. Allora tu devi andare a questo ostello, cosa c'entra? Ah, ma forse intendeva bagno in comune con gli altri utenti, non in comune, nella sede del comune di Milano. Ma perché la
signora risponde normale. No! Ah, no, ho capito adesso. Ok, scusa, mi scusi. Mi scusi, mi scusi. No, ora ho capito, farlo, mi scusi, sì, mi scusi, okay. Mi scusi tanto, niente, davvero. No, c'è stato in giro così. Infatti, teatro, infatti mi sembrava perché il prezzo era economico dello sterretto. Vabbè, ci sarà questo problema del bagno, però. No. Il bagno è in comune, oh, okay, tra tutti quanti. Ah, ok, grazie. La signora che risponde anche, cioè tranquilla, come se avesse appena detto una cosa intelligente, lei stesse rispondendo a un quesito omletico di cui serve la risposta. Detto, mazza, che culo. Perché? Ho trovato un euro per terra. Hai visto? Che culo. Ma cosa sei, un mago? No, no, sono solo... Buonasera, Andre. Come stai? Hai tagliato i capelli. Sembrano più corti del solito. No, sono tornati indietro. Si vede che stanno indietro al comune. Non hanno un cazzo da fare e perdono tempo dietro ad un pazzo. Io non dico niente, eh. L'altro invece è Valentina. Questo guarda che è un sistema di rimorchio che funziona, eh. Questo è un sistema di rimorchio che può funzionare, ve lo dico, eh. Guardate che può funzionare. Se voi ci provate con questo sistema qua di rimorchio, se fate la battuta, può funzionare. No, no, sono solo fortunato, ho trovato un euro. Ma quindi guardavi me, hai trovato un euro? No, no, non guardavo te, guardavo per terra. Sì, sì, no, no, non ti avevo neanche visto, prendiamo onestamente. Allora? No, no, grazie, ho preso un euro. Vai, vai, ciao, vai, grazie. Ma che cazzo voleva quello? Ma che imbecille, ma... ma che imbecille. Sai che ci deve essere stato un problema in fase di cottura. Vede qualcosa di strano? Grazie Sasuke per i tre, bentornato per normale, Valentino. Questo è come cos'è? È pizza. Che imbecille, ha sostituito la pizza. Margherita. Guarda. Cosa? Margherita? Ma non era così. Signora, surgelata. No, no, non è nostra questa. Appena fatta il ragazzo anche... L'ha appena tirata fuori dal freezer. Ma no, no, noi non mai. Vieni a vedere anche. Mai noi è surgelato. La signora è sconvolta e traumatizzata. Cioè, guarda, scusa un attimo. Non riesce a farci. Guarda, è sconvolta, cioè... La signora non riesce a concepire qua, che cazzo succede, è bellissima la faccia. Facciamo normale. No, però non è nostra questa. Non è nostra. Questa è gelata. È la fatta, noi la passa a c'è anche il ragazzo. Cioè, c'è di là il ragazzo? Guarda. Ho capito. Però c'è un problema. Adesso doveva ritirare fuori la pizza normale. Doveva tirare fuori la pizza normale e dire, no, si era scaldata, l'ho scaldata io. Cioè questa? Anche, cioè, guarda. La sua faccia. Ma scusami, la sua faccia. Ma questa non è la nostra pizza. Signora, io l'ho qui. No, non è la nostra pizza. Sì, però scusi, io vengo qua, un'ora di pausa. Se mi devo venire essere preso in giro. Non è la nostra pizza. Ma scusi, io mi sono seduto, la signora mi ha portato la pizza così. Io cosa devo fare? Me lo dica lei. Questa cosa? No, secondo lei l'ho portata là. Questa cosa? E vedete che ce l'avete voi? Hai visto? L'hanno sgamato. L'ha portato. Ah, fregatura non si può fare. Mi ha portato un sacchetto. Vedo con la ragazze pizza. Come fanno? Mi ha portato una pizza nel sacchetto, vedi? Non si fa così. Chi è che l'ha portato? Ma figurati. Ma appunto, vedete, avete le pizze nei succhi, ragazzi, no. Mi sembra una cosa non professionale. Non è nostra pizza. Stai ferma, sono calabro, sì, adesso. Che ha detto? Professionale. Non è nostra pizza. Stai ferma, sono calabro, sì, adesso. Stai ferma. Stai ferma, perché lui è una signorina, puttana. Stai ferma, lui stai ferma a lui. Stai ferma. Non è una pizza, questa è potuta fuori. Una truffa. No, è una truffa. Snoop Dogg, grazie per i due, mi entrò per male, Palatino. È surgelata. Non è una nostra pizza, c***o, ne frega. Chi l'ha portato? La signora l'ha portata. E allora? Cosa l'ha portata? Lei adesso. Il sacchetto questo è il tuo tavolo. No, questo è il suo tavolo. Questa mi sembra una calogna. Sì, ma se tutto il video qua lo fai. È una calogna nei miei confronti. Stai vergogna, stai vergogna. Io, signora. Sentiti per piacere. Stanno impazzendo. Stanno completamente impazzendo i proprietari. Le sta venendo uno schizzo incredibile. Guarda, i proprietari stanno schizzando malissimo. Hanno perso completamente l'uso del linguaggio, proprio. Hanno perso la proprietà del linguaggio. Se stai ferma, ragazza, chiamo la polizia. Perché non va bene così? Stanno impazzendo.
impazziti i proprietari. Ma poi una truffa, scusa, una truffa cazzo vuol dire? Ma chi è che ti truffa in questo modo? Wild, grazie per i tre, mi trovo normale, Valentino. Ma scusa, che cazzo di truffa sarebbe questa, scusami? Cos'è una truffa? Cioè, per che cosa? Ciao ragazzi, sono Ali Magico. Voglio farvi una magia, tenete un secondo. Hai un portafoglio? Sì. Voglio rapinarti, ok? Ragazzi, se volete imparare come fare una rapina, guardate questo video. È così che si fanno le rapine. Vai davanti a uno, ti farò una magia, ti farò scomparire 50 euro. Sei pronto per la rapina? Posso vedere all'interno, grazie. Sono un rapinatore davvero gentile, posso dire. Prendo la prima banconota che capita. Ragazzi, potrebbe essere un nuovo sistema per rubare i soldi alla gente. Salve, ti farò vedere una magia, sono un rapinatore, posso avere il portafoglio? Anzi, prendila tu, ci mancherebbe altro. La chiudo, tieni. Prendo una penna e ti chiedo di renderla riconoscibile. No, dai, che smerda la banconota! Ma no, ma che? Ma no, ma scusa! Ma dai, che smerda la banconota! Grazie per il cibo! Allora, adesso io questa banconota la arrotolo. Ti chiedo di tenere il palloncino, perché se lasci il palloncino, vola il soldino. Quindi poi leggo la banconota. Power up a new Minecraft server for you and your friends with Shockbite Hosting. We give you the tools... Firmata da te, quindi resa unica. E ora chiedo, Francesco, se lo puoi tenere tu. Ora ti farò una domanda un po' particolare, Francesco. Tu conosci Domenico Modugno? Ma che cazzo? Se io ti dico volare, cantare... È importante perché questa... Ma nessuno fatti... parla della pelliccia che indossa Stotix. Ma sai che ci stavo facendo caso adesso? Scusa, ma come cazzo sono vestiti questi due? Grazie per il palatino. Ma come cazzo sono vestiti questi due? Scusami. Ciao Andre, potresti portare un giorno i quattro ristoranti di Alessandro Borghese? Non so se si può, patatino. Da incubo. Le trovi su YouTube e c'è anche quella inerente a Bologna. Ti voglio bene. Ciao, anch'io, patatino, grazie. Non so se posso, patato. 373.737.373. Ma scusa un attimo, ma come cazzo sono... Cioè, ma che cos'è sta pelliccia di merda che hanno sti due addosso? Ma poi sono coordinati, con degli occhiali, ma che cazzo è? Ma sembra un rapper. Questi con i 50 euro ci si lavano il culo. Ma non è mica detto, sai, non crede solo perché uno ha una pelliccia addosso che sia ricco, Uno può anche ostentare. È la formula magica per far riuscire questo effetto. Tu lascerai il palloncino, noi lasceremo volare il palloncino... A quel punto la banconota firmata da te riapparirà nella mia tasca e io te la restituirò. Grazie per la salve, chiudete gli occhi e riaprite solo dopo che finirà la canzone. Ok? Lascia la banconota. Vola palloncino. Vola. Volare. Canta. Ma questi scusami, questi accettano di fare sto gioco così di merda con uno sconosciuto? Cioè, io col cazzo che lascio andare il palloncino, dico, no, ti do 5 euro, lo fai con quello, altro con 50 euro. Ma scusa, ma questi non sanno chi cazzo sono, accettano di fare sto gioco cretino? Nel blu, dipinto di blu. Felici di stare lassù con te. È scomparso lui, la parola è perché voi non state con lui? No, no, no. Non si è arrivato 50 euro alle mani. Che ha detto? Perché voi non state con lui? No, no, no. Non si è arrivato 50 alle mani. Ma infatti non ho capito, scusa, ma chi è che accetterebbe di fare questo gioco cretino così a caso, scusami, con uno sconosciuto, cioè... Mi manchi? Mi manchi? Posso far finta di star bene, ma mi manchi. Guarda che la vecchia, se la trovi in demenza senile, ti guarda e fa anche tu, amore mio, ti ricordi quando abbiamo fatto l'amore con passione nelle trincee del 16-18? Te lo ricordi? Ti ho raggiunto di corsa al confine austro-ungarico e abbiamo fatto l'amore tutta la notte sotto colpi di mortaie e granate. Guarda che la vecchia sei in demenza! Ti salta addosso, ti limone, la vecchia guarda che non vede una micchia dal 64, io te lo dico, è pericolosa! Ma cosa fa? Posso? Ma cosa fa? Mi manchi! Ma no, ma cosa fai? Guarda, guarda la vecchia! La vecchia che fa? Ma no, ma cosa fai, sciocchino? Scusate, signore, avete visto una bambina per caso? Ha visto per caso una bambina? Sì. Siete i genitori della bambina? Beh, scusa.
Una bambina. Adesso siete i genitori della bambina? Ma scusa un attimo, cioè siete i genitori della bambina? Roblan, grazie di essere ben trovato al mattino. Cioè, la bambina. La bambina, eh? No, vorrei dire, la bambina. 1,85 m con una barba che manco Bud Spencer. La bambina. Una bambina con una gonna verde, anche un cappellino verde, capelli molto molto chiari. Quindi si è codata un minutino il tempo di avvisare le guardie e torno subito, grazie mille. Margherita. Ma sapete che anche a me una volta è capitato una cosa simile, cioè ero all'Ipercop a fare della spesa, ero con la mia ragazza, eravamo lì e a un certo punto vediamo lì dal McDonald's. Ciao Andre, sì che puoi portarla, non c'è copyright attivo. Comunque domanda, io domani ho una festa, secondo te ci sta il vestito da gentleman tutto nero? No, pesante, poi dopo ti sbronzi, ti viene caldo, sudi, vai più leggero, siamo ad aprile, grazie per il simpatino. Ero all'Ipercop con la mia ragazza, eravamo lì dal McDonald's, a un certo punto vediamo due bambini che piangono. C'era una bambina un filo più grande e un bambino piccolo piccolo, ed era lì che piangevano, da soli. Allora noi ci avviciniamo e diciamo, scusa, ma tutto bene? Cioè, vi siete persi? E fa, sì, eravamo qua con nostra nonna, ma non sappiamo più dov'è. Noi così... Facciamo una cosa, ho detto, venite con noi, cerchiamo vostra nonna. Ci siamo divisi, io e la mia ragazza andiamo in giro, alla fine abbiamo trovato la signora e ci aveva detto il nome la bambina, adesso non mi ricordo. E mi ha detto, scusi, lei è la signora XY? E la vecchia ci guardava così. Gli ho detto, signora, è lei? Perché credo che lei ha perso i nipoti. La vecchia mi guarda e mi fa, ehi, i nipoti. Io ero lì, diciamo, ma che cazzo, ma non fate uscire la vecchia con i nipoti se non si ricorda neanche di averli. Ma che cazzo, ma scusa, ma non mandare i nipoti con la vecchia al supermercato, questa manco si ricorda di averle dei nipoti. Cioè, ma tu pensa, cioè, ma se non prendevamo noi i bambini e cercavamo la vecchia, questa se ne andava a casa e i nipoti li lasciava lì. Cioè, ma scusa, ma come cazzo, cioè, ma anche il figlio alias genitore dei bambini, ma cazzo, sei una mamma con dei problemi di memoria, ma non mandarla con i nipoti al supermercato. Cioè, ma tu pensa, cioè, ma tu pensa alla scena. Ma se non li trovavamo noi, questi bambini rimanevano nel supermercato, la vecchia andava a casa. E dove sono i nipoti, mamma? Ehi, nipoti! Cioè... Grazie mille, molto gentile. Qui? Qua ero, non so dove è andato. Siete i genitori della bambina? No. Della bambina, come faccio una bambina? Margherita? No. Ma c'è qualcuno, avete visto qualcuno che cercava una bambina? Sì, un signore. Dove è andato? È andato verso di là. Aspettiamo qui. Dove vado? Da sola? A cercare papà. Sì, ma vabbè, ma si vede che non era vecchia, scusa, che cazzo? Da sola? Vado a cercare papà. Aspetta un attimo, dai, un occhio. Sì. La bambina. Buongiorno. Dov'è? Ma scusa, ma come fa? Scusa, la perplessità nei suoi occhi. Mio papà? Io ho fatto la guerra, però ho paura. Ciao, di Andy, scusa ancora il disturbo. Secondo te una XXXL può andare bene per un 15enne? Perché penso sia una XXXL 14 cm di diametro. Comunque ti stimo e adoro. Scusa, spero, ma porterai, dipende. Bloodborne 7.373.333.337. Scusate, papere, non interrompo più. Io una volta ho dedicato un ragazzino in autogrill che piangeva e tremava, era in gita e il suo pullman era partito senza di lui, fortunatamente aveva il numero di uno dei suoi prof e sono ritornati indietro a riprenderlo. Ma come? Grazie per il patino. Possiamo amici. Mi ha lasciato qui. Ho 10 anni. C'è nel 19. Il papà! Papà! 5, grazie per i due, bentornato al bar, Martino! Non è l'età! Ma questi due!
due, scusa. Ma vogliamo parlare del trauma che abbiamo tutti subito, e non negate, di quando venivamo lasciati da soli alla cassa perché i nostri parenti dovevano prendere quell'ultima cosa? Grazie per il cheer, grazie per il cheer, mi entrò a fermare Palatino, che tu eri alla cassa e tua madre. Tieni la fila, arrivo subito. Passavano i minuti, passavano tanti minuti, tu arrivavi davanti alla cassa e non sapevi che cazzo fare, eri lì che, boh, cosa faccio? No, non lo so, signora, vada avanti lei, cosa devo fare? Io non lavoro, non ho soldi. In ospedale ancora? Il signore mi ha aiutato. Lo so, è bravo. Grazie. Anche lui ha perso una bambina una volta, come ha aiutato anche a me. Dove vuoi andare? All'Inps. All'Inps? Andiamo, sì. All'Inps, grazie. Arrivederci. Saluta. Arrivederci, gentilissimi. Amore, sono al centro commerciale, fra un po' torno a casa. No, no, adesso non dire quella parola che sono in mezzo. Oh! Oh! Che la sua faccia. Quest'uomo sta diventando sempre più perplesso. Però è carino lui che guarda e ride. Punto che cresce mia moglie si spaventa perché deve fare tutte queste scene. Non la vedo mai perché abita a distanza, quindi... Ah, ecco perché è solidarietà maschile, adesso ho capito. Perché vedi, quando due uomini sono al supermercato e attendono che le loro compagne finiscano di fare shopping, si supportano a vicenda. Non importa cosa accada. Se tu e Jack lo squartatore siete seduti su una panchina ad aspettare che le reciproche mogli finiscano shopping, tu chiacchierai con Jack lo squartatore. E al ritorno di mia madre si è arrabbiata perché dovevo tenere il posto. Ma poverina, grazie per il cheer. E in gelo, grazie per i 4, mentre la mamma è malatino. Mi sta richiamando un secondo. Questo qui... La faccia di questo. Ok, amore, ho fatto. Ma è lui che aveva fatto il servizio su Striscia la Notizia? Zini, grazie per i 7, mi trovo normale, Patino. Ha fatto notizia qualche anno fa che truffava... Sì, ma poi ha chiesto scusa. Ha chiesto scusa, poi. Ci sei rimasto un po' male, eh? Dai, un po' sì. No, no, non per quello, figurati. Non siete abituati voi a ricevere dei no, bisogna abituarvi. No, dico, ci sei rimasta... Era una candid camera, come Nanni Loi. Ma guarda, non mi è... Non era mai capitato. No, così no. Così no, è questo che mi preoccupa, così no. Vogliono fare i fondi, no? Ma quando c'è? La bustina è gratis se prendi caffè, ovvio. Lui ha frenato la sua... Io credevo che scherzava. Invece no, l'ha fatto seriamente. Cioè lei si stupisce? Ma pensavo fosse un suo amico all'inizio. Ma no! Adesso devo fargli una... Vedi che c'era la... Era uno scherzo, mi scusi, eh. Dimmi un goccio d'acqua. È gratis l'acqua, vero? Matteo, grazie per il circuito, la barba del Paladino. Vabbè, ciao ragazzi. È un piacere comunque, ciao. Ciao, ciao. Era una candid camera. No, no, era una candid camera. No, hai rischiato. Lo so, no. Un cartone te lo dà. Ma me lo meritavo. Scusi, Non volevamo. Un finito applauso, grazie. Qualcuno troverà la tua 50 euro da qualche parte perché è volata sul serio. Se con l'ultimo lo trovate, il nostro di indirizzo in descrizione. Che imbecille. Arriviamo, non vi preoccupate. Mettiamo lui con la telecamera. Apriamo la telecamera. Ho detto che adesso se va avanti non cambia. Ma infatti ho smesso io. Questo è il benvenuto di Milano. Schiacciate quel bottone che perché a 150... Che deficienti che sono, però sono forti ragazzi, fa ridere loro. Secondo uno studio, abbiamo chiesto... Ma scusa, Roberto Burioli.
c'è proprio lui, è lui. Ciao proprio. Andre, volevo raccontarti Alberto una storia Bunoni. Un po' lunga. Ero in colini col mio amico, lui era nuda e stava aprendo l'armadio per prendere dei vestiti. Lui io era con nuda. Lo spray l'ho sprayato nel culo e ha rotto l'armadio. Ho dovuto dire che era caduto. Ciao Andre, io vado ora, buona continuazione a tutte le papere. Grazie mille Palatino, grazie mille Cir. Però non ho capito, scusa, lui era nuda, non ho perso dei pezzi su chi era chi. Grazie mille Cir. Ah, aspettate un attimo, questo è un episodio in comune che non sta... No, non posso, anche se è finto non posso. Il bambino è volato. Ma non è un bambino, è la signora. Io pensavo fosse un bambino, è una signora. No, oh, oh, Buba, oh. Ho esperienza con animali selvatici. Calma, Buba, calma. Calma, ti ho detto di andare in bagno senza attenzione. Banana. Banana. Il bambino, pensavo fosse un bambino. Banana, Buba, banana, banana. Calma. Questo si sta bevendo lo spritz qua in tutta tranquillità. Signora, sia calma. Buba, quando vai in bagno non devi fare tutto sto casino, te l'ho insegnato. Ah, le sta dando la banana, è un gesto di scuse. Buba, la prenda, la prenda. Buba, la signora sta spaventando. Buba, Buba, stai calmo, Buba, Buba, Buba. Scusa, ma come fa la signora a credere che sia una cosa vera, scusa? La stagione dell'amore, Buba. Dai, Buba, per favore, andiamo, va bene? Te ne compro altre, dai, andiamo. Scusate, eh. Come fa la signora a credere che sia una cosa vera? Scusami. La signora ha avuto delle esperienze traumatiche con i gorilla, penso. Cleila, grazie per la sub, benvenuta alla barbara, Palatino. La signora è traumatizzata dai gorilla. In effetti, se guardi il marito, a casa c'ha una mano che Gianni Morandi, levati proprio. Detto, scusa, dove hanno attaccato il phone? Scusa, dove hanno, a parte il tocco di classe del fiocco rosso sul lato, ma dove hanno attaccato il phone? Con le batterie, ci ho capito, ma, con le batterie, ho capito, ma uno sta accendendo un phone in autobus. Scusi, fa freddino sul tram e mi sta un po' scaldando. Il fatto che scaldi me. Il pianeta è questo, siamo sullo stesso, quindi capita, mi scusi. Ma due! Niki, grazie per la sub, non trovo la partita. Che fa molto freddo sul tram. Sto bene così. Lei sì? Sì, bravo, grazie. Sto qualche grado in più, no? No. Allora sei rompi i coglioni. Scaldare Ziluca, grazie per il tram, entro al normale Palatino, che poi tra l'altro è lo stesso principio dei giubbotti, perché ricordatevi ragazzi che il giubbotto è l'indumento che il bambino mette quando la mamma ha freddo. Io che sono sempre stato caloroso, i traumi. Copriti che prendi freddo, il cazzo freddo, c'avevo i cazzo di sughi Barilla nelle ascelle, il pesto alla genovese lo facevo. Ciao, io con Andre, le ascelle. Ti si vuole bene, cuore rosso, questi Cir te li meriti per tutto quello che fai per noi, papere. Grazie cuore mille rosso. Palatino, grazie per i Cir, che carino, grazie mille di cuore. No raga, che pila, è un tram speciale, ha i freni con la spina e gli è staccato i freni, lacrime di gioia. Mi scusi, non volevo infastidirla. È una cosa che non dipende da me. È proprio... Ma con la maglia della Capsule Corporation, ma scusa. Anche i medici, gli scienziati lo dicono. Mi scusi tanto. Adesso lo mena. Hai rotto i c***i. Ma non è proprio colpa mia, glielo giuro. Basta. Detto, va. Non è pelato.
Adesso lo veda. Ma deve esserci una, qualcosa. Senti anche le umidità. Deve esserci una perdita da qualche parte. L'acqua, c'è una perdita da qualche parte, mi sa. Ma senti, guardi, deve essere. Deve essere lì sopra. Ma lo sente anche lei l'acqua o sono io? No, la sento io. La sente? Da dove io. Arriva, mi scusi? Non riesco a capire da dove arriva, c'è una perdita. Lo sente? Vabbè, però è stato simpatico, dai! È stato simpatico lui, dai! Non tutti sarebbero così simpatici, dai, dai! Lui è stato anche carino, lui ha fatto ridere, dai! Ha preso, dai, o me! Ma è vergognoso, però, in un luogo pubblico ci sono chiamare perdite, qualcuno, eh? Che... Bisogna chiamare qualcuno. Bisogna chiamare qualcuno, mi sa che è anche colpa nostra che non... Cazzo. Porca miseria. Stai bagnando tutto? Non riesco a capire. Io non lo so. Ma gli hai fatto il bagno, ma poverino! Si può fare qualcosa. Ma gli hai fatto la doccia! Questo va, va, va. Perché fai questo lavoro? Come signora? Perché fai? Chi ti ha detto di fare questo lavoro? E nessuno, mi serve dell'acqua. Ma sei impazzito? Ma sei impazzito? Ma io da qua non posso togliere l'acqua, scusa, eh. Lo so, mette un cartello, io non ho letto nulla, pensavo si potesse. Uno prima di fare un lavoro del genere chiede. Ah, sì, sì, assolutamente, chiudi, posso? No, non puoi. Chiudi. No, chiudo? Esatto. Ma serve solo un ma po' d'acqua. Siamo impazziti, siamo. No, signora, perché... Prendo giusto un bicchiere? No, 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 ti ho detto che di qui non si toglie l'acqua. Ah, non si può... Ma la signora! Perdona, salve. Ti serve l'acqua? Arrivi qua col secchio e ti metti a tirare fuori l'acqua. No, è che mi serve a casa l'acqua. Devo fare un sacco, di lavare i capelli, lavare il cane. Se le riempio il secchiello e vado via, non è un problema? Questa è osmotica, non va bene. Al pH 6. Ah, pH 7 non c'è nulla? Cioè, il problema è che osmotica. Due cose. Uno, come mai non mostra la mia resub comprimessi? Non lo so, che due, oggi mio padre si è incazzato un sacco perché mia mamma divorziata ha preso una pentola ed io, pure sapendolo, non gliel'ho detto a papà perché urlava e mi è venuto un attacco di panico emoticon triste. Alla fine ho confessato, ma ho ancora paura, non so che fare. Scusate per il messaggio lungo e buon proseguimento, papere. Grazie per il cibo, palatino. Scusa, non ho capito perché sei incazzato per una pentola. Scusami, non mi sembra un motivo abbastanza futile. Ma poi, scusa, che cazzo vuole da te? Mica l'hai presa tu la pentola, scusami. Devi prendere l'acqua da di là, non dagli acquari. Un pH 7 va bene. Sì, ma scusa, ma secondo te il problema è prendere l'acqua? Cioè, uno ti svuota un acquario e il problema... Lino Bansky... Che cazzo sono sti nomi? Sì. A posto? No, sto mangiando, no. Ah, siete qui da mezz'ora, noi abbiamo anche... Altri, guardate quanti clienti ci sono in fila. No, io devo... non siamo noi che siamo appena arrivati. Ma Alice, grazie per il cibo. Alice, Alice Madness, grazie per il cibo, entrare a normale, palatino. Devo sgomberare il tavolo. No, è loro da sgomberare? Ma è uno scherzo. No. Poi si libera questo tavolo e di qua. Ah, questo devo sgomberare? Ah, mi scusatemi, è stata un'incresciosa incomprensione. Il 5, scusate. Scusi, signora. Grazie. Devo... ma devo sgomberarvi il tavolo. La faccia di lui. Ci abbiamo i clienti, scusate. Night, grazie per i due, mentre la barba è partito. Signora, lo beve in un bar, cioè... non vede quanta gente deve mangiare? Ma signore, era prima di noi. Io sono Alessandro. Chi ti ha mandato? Mariuccia, la proprietaria. Buonasera, papere, buonasera, Andrea. Volevo chiederti cosa ne pensi di quello che ha fatto Will Smith alla notte degli Oscar. Non dico che sono a favore della violenza, però personalmente non penso che avrei reagito in modo diverso. Ma sai, io penso che il sarcasmo e l'ironia siano sempre leciti. Ogni persona però c'è un tasto che duole, che purtroppo ha reagito così, quindi sarebbe stato meglio evitare, però non possiamo sapere quale persona duole il tasto, quindi... Mariuccia, ma io mi ricordavo diverso quando mi hai assunto. No, scusami Mariuccia, allora ho sgomberato i tavoli, ma adesso lei grazie, sei spacco, questo. Grazie per il quattro, mi trovo normale, Patino. Cosa devo fare adesso? Lavo i piatti? No, ti sto per dare un forte calcio di sedere. Perché? Vuoi uscire? Mi stai licenziando, Mariuccia? Mariuccia, ti ricordavo diverso. Scusate, permesso, per favore, se... Hai
che... Mariuccio, ti ricordavo diversa. Posso prendere solo... Se posso prendere solo gli spinaci al signore che sta allentando. Oh, mi hanno licenziato, scusate. Ma la tredicesima? Non sto giocando. Vai a farti un giro. No, non sto giocando, vai a farti un stavo giro. Dando il benvenuto. Vai a farti un giro perché non sto giocando. Vado, devo dirti una cosa. Di giro che non sto giocando. No, scusi, benvenuto al nostro locale, prego, accomodatevi. Questo sei incazzato di brutto, eh. Questo sei incazzato di brutto, eh. Va bene, ragazzi, finito vite. Qua. Costiamo comodi, dai, che così ci mettiamo comodi. Ecco, ragazzi, sì, ognuno reagisce a modo suo, Quello sei incazzato di brutto. Perché lui è uno fissato con il non fare le cose di nascosto, è un militare molto preciso, e quindi ha dato di matto andando contro anche ai miei fratelli più piccoli facendomi cagare sotto, ed ho 22 anni, mi vergogno. Sì, vabbè, ma digli di stare tranquillo, cioè, digli che cazzo ne frega con un militare, cioè, digli di stare sereno e di non rompere i coglioni, voglio dire, cioè, no, cioè, non detto così, però, vabbè, ma quello normale, Palatino, non ti preoccupare, grazie per il giro. Cioè, avere inquietudine di un padre molto rigido è una cosa normalissima. Cioè, ragazzi, tutti i figli che hanno avuto dei padri molto disciplinati rimangono con l'inquietudine del padre. È così, ragazzi, è una cosa che rimane, non ci si può fare niente. Passa quando arriva la vecchiaia. Quando sono vecchi e rincoglioniti ti passa, però da ragazzini è sempre così, capita molto spesso e io devo dire che anch'io ho amici che hanno i padri molto rigidi e rimane sempre un po' l'inquietudine del padre, una cosa abbastanza naturale, però digli di stare tranquillo e sereno e di non agitarsi per una padella. Ciao Andre, come stai? Ti seguo da quando hai 60k su TikTok e mi ricordo quando dissi a mio cugino che è appassionato di scienza di seguirti perché parlavi di cose interessanti. Che carino, e grazie. Ora il successo che ti meriti, anzi forse ti meriteresti anche di più rispetto a quelli che ne hanno più di te. Ciao papere, che carino, cuore, grazie rosso. Mille per il cibo, Martino, ti mando un abbraccio. Lisa, grazie per i tre, ben trovato Martino. Avete fame? Volete qualcosina? No. Questo è crudo e stracchino. Cotto e mozzarella. Scusate, ma cosa stanno facendo in sto negozio? Tu no che sei musulmano. Mangiate pure, ragazzi. No, mangiate no. Scusa. Ma ti sembra normale. Ma noi veniamo in pace, non volevamo creare contrasto. Ma mi sembra, se io ho dei clienti... Salim, intoniamo un canto di pace, dai. Gianfor, grazie per la sub, venuta la barba. Per favore. Merva, giù. Simo, grazie per la sub, venuta la barba. Partito. Brema Jumeya. Io sono sincero, li avrei già presi a bastonate, non sto scherzando, perché a me queste cose qua mi irritano la vita. Non è un problema di... Parliamo un'altra lingua. Sì, beh, non siamo tutti dello stesso paese. No, ma vi contate. Cioè, io... Forse parliamo un'altra lingua. Sì, non siamo tutti dello stesso paese. Io ti capisco abbastanza bene, ma tu non stai capendo le nostre esigenze. No, no. No, non è casa mia. Se tu vieni a casa mia e ti dico vuoi mangiarti oggi? Lo so, ma noi saremmo stati a casa nostra molto volentieri. E che cioè, hai visto? Ci saranno 2 gradi, occhi a pezzoli duri come il marmo. Questo Interrato una piantina in una interrato una piantina in una scarpa insieme al fatto che è stata apposta per contenere una pianta. Che invece. Cos'è che deve fare? Scusi, che. Come? Cos'è che deve fare? Il giardinaggio. Giardinaggio. Sì, però no, intendo una piantina però... all'interno. Sì, però no, ma guardi come ha ridotto la scarpa. No, mi scusi. No, ma adesso mi scusi, adesso rimetta qua le no, sue cose. Perché mi hanno detto. Ma come parlo? Scusa, guarda come ha ridotto la scarpa. Ma a parte il tasto dolente, penso ciao, Andre, che di sbagliato fondamentalmente. Se ti va potresti dare un'occhiata a Gino Gordon uno e Fred con non fai Gordon una Ramsay, battuta è molto su carino. Che alla fine il premiato è lui che c'entra la moglie. Un bacio cuore rosso. Due è la premiazione di un Oscar, non è lo spettacolo personale di Chris Rock. Non ho capito un cazzo di niente, questo è il problema. Grazie per l'euro, non ho capito niente. E grazie per il giro. No,
indiscutibilmente, Dance, grazie per i tre, ben trovato a parlare Martino, ma indiscutibilmente è uno spettacolo. Allora, sai qual è il punto? È che, ripeto, il sarcasmo si può fare su qualunque cosa. È chiaro che più tu ti spingi in là con il sarcasmo, più tu non sai la reazione della gente. È chiaro che in un contesto dove la moglie evidentemente sentiva disagio, Will Smith era già magari sotto pressione, aveva già ricevuto critiche, quella secondo me è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché normalmente non penso reagirebbe mai così. Diciamo che è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso, quindi... Che qua dentro ci va la pianta, e quindi del piede, però anche questo è una fammi, pianta. Fammela cortesia. Sì. Dai, questi lavori vanno fatti in un altro luogo. Ecco, con la cazzolina del riccio. Con la cazzolina? Ascolta, no, adesso no. Per cortesia, fate i bravi. Che non è giusto. Scusi. Perché? Oddio, me lo rimando. Per favore. Perché mi hanno detto che... Per favore, dai. Mi hanno detto che è peggiorata la qualità del suolo. Volevo provare quella della suola. Vai via, che meglio, vai. Vi sarete accorti che tutti i commenti di questo detto fatto sono arrivati da esimi esponenti della comunità scientifica. Mica sei incazzato di brutto, eh? Accademica. E perché disturbare le menti più brillanti del nostro secolo? Semplice, per smuovere le vostre coscienze su un tema molto importante, il riscaldamento globale. Ecco, attenzione, so già cosa starete pensando. Adesso ci asciugheranno sugli orsi polari. Assolutamente no, perché a noi degli orsi polari non frega nulla in realtà. Cioè, però sono belli, cioè sono carini. Sì, sono carini, ma questo non è un messaggio ecologista. Questo è un messaggio egoista. Il tempo stringe. Il global warming è reale. È il punto di non ritorno. Alla pre-ricordo. Scusami, Decio, abbia pazienza. Non è per cattiveria, argomento serio, però salto. Soprattutto di non la calcio. Ah, pensavo ci solo vedere che si confessavano. No, niente, non è successo. Vabbè, argomento serissimo, per l'amor del cielo. Però, Decio, abbia pazienza, qui ci rilassiamo. Allora, adesso volevo far vedere... C'era, avevo trovato questo video qua. Non c'entro cazzo.